Ciao ragazzi, oggi voglio filmare un nuovo Nicole risponde ed è tantissimo che non ne faccio uno, avete tantissime domande da farmi, me ne sono accorta nell'ultimo periodo che mi arrivavano ovunque riguardo un sacco di cose perché ovviamente sono cambiate un sacco di cose e quindi voglio approfittare, aiuto, spacco sempre le robe sulla scrivania e quindi voglio approfittare appunto con questo video per rispondere alle vostre domande più gettonate che mi avete fatto su Instagram e vi ho chiesto appunto di farmi anche domande imbarazzanti o anche domande scomode. Prima di lasciarvi il video voglio ricordarvi solo di mettere like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. Iniziamo! Prima domanda, parecchio gettonata questa. Ti senti ogni tanto con Thomas Hungry dopo la collaborazione? Sì, siamo rimasti in contatto, ci sentiamo e spero di rivederlo presto, quindi sì. Poi, altra domanda. Ciao Nicole, secondo te acquistare brand di lusso è sinonimo di qualità o paghi solo la marca? Allora, dipende sia uno che l'altro. Ci sono accessori, capi di abbigliamento che veramente sono di una qualità superiore. Ci sono, come ad esempio mi vengono in mente naturalmente le borse Chanel, che comunque rimangono uguali e si conservano alla perfezione nel tempo. Ci sono borsette Chanel che sono, cioè hanno più anni di me e sono ancora praticamente perfette, quindi dipende secondo me. Poi ci sono anche, per esempio, facciamo l'esempio degli orecchini Chanel, quelli con gli strass che tendono appunto a perdere di solito i brillantini e quindi a rovinarsi, quindi dipende un po' secondo me dal prodotto che si va ad acquistare. A volte è sinonimo di qualità, altre volte decisamente no. Altra domanda, pensi, questa è super gettonata, tutte domande simili, tantissime domande simili. Pensi che ci possa davvero essere solo amicizia tra due ex? Allora, ti dico la verità, fino a qualche tempo fa ti avrei risposto di no, nel senso che almeno nel mio caso, per quanto mi riguarda, ma come avevo sta felpa? Per quanto mi riguarda ti direi no, però mi è capitato appunto di ricominciare a frequentare Neil e di avere invece un rapporto di amicizia che non è nient'altro che amicizia, anche se mi rendo conto che nessuno ci crede, nessuno vuole credermi su YouTube, ma vi posso garantire che è così, quindi adesso ti risponderei di sì, che è possibile, però secondo me non è una cosa molto comune, nel senso che secondo me quasi sempre, almeno o da una o dall'altra parte, c'è dell'interesse. Poi, come ti stai trovando in casetta nuova? Ehi gattoni! Allora, mi sto trovando molto molto bene e molto più bella di quanto me la immagino, cioè di quanto la immaginassi prima di vederla dal vivo, perché come sapete in quarantena ho visto e prenotato questa casa avendo visto solo foto e video eccetera, però è molto più bella di quanto mi aspettassi, sono particolarmente felice del giardino che, lo sapete, cioè quando ho fatto la quarantena a casa mia in Italia, nel mio appartamento, mi mancava tantissimo, mi è mancato veramente tanto avere un giardino, qui un giardino bello grande, appunto con l'accesso sul canale che è qualcosa di meraviglioso. Se c'è bel tempo passo tutte le giornate in giardino, lo adoro. Mi sto piano piano abituando alla città, devo anche riabituarmi al tempo, al clima, che non ero più abituata, è tutto molto diverso, però come sapete ho un sacco di visite, cioè adesso ci sono ancora la mia amica Sandra, ci ha raggiunti anche il suo fidanzato, e c'è qui ancora Neil e poi avrò almeno altri due ospiti, quindi c'è praticamente, quindi per il momento non mi sono ancora ambientata tanto, nel senso che non sono ancora rimasta da sola a casa mia, se non sì per qualche giorno, ma non mi sono ancora, cioè non sono ancora riuscita a crearmi il mio spazio di stare qui da sola e di crearmi la mia routine, perché ho sempre visite, ma naturalmente mi sono trasferita in piena estate, dopo la quarantena, quando tutti possono iniziare a muoversi e quindi ho visite praticamente ogni due giorni. Quando ho letto un commento di qualcuno di voi e mi è venuto un sacco da ridere, praticamente casa mia si è trasformata in un hotel. Anche i gattoni, mi chiedete in tantissimi dei gattoni e loro si ambientano sempre molto facilmente quando cambio casa. Sarà che ne ho cambiate tante, quindi per loro non è tanto complicata come cosa e si sono ambientati praticamente subito. I primi due o tre giorni erano un po' lì sul chi va là per i vari rumori, no, che magari non conoscevano i rumori della casa. Erano un po' così i primi giorni, ma poi si sono super tranquillizzati. Adesso sono tranquillissimi, felici, anzi anche loro sono molto molto felici perché hanno il giardino e ogni mattina quando scendo giù in soggiorno li vedo, sono lì dove, no, Gatto Denver viene sempre fuori dalla mia porta ad aspettarmi, però poi scendo giù e lui scende con me e c'è Gatta Stellina che sta già lì davanti e aspetta che io le apra le porte del giardino, perché la prima cosa che vogliono fare è appunto uscire e stare un po'
all'aria aperta. Altra domanda: perché non ammetti che hai una relazione con Neil? Lo sappiamo addirittura. Allora, a me fanno morire da ridere queste domande, ce ne sono tante, e addirittura in tantissimi date già per scontato che sia così, però vi posso garantire che non è così, lo so. Mi vedete molto spesso con il mio ex che sta qua e non so più quando tornare a casa perché, come tutti sappiamo, non ho ancora comprato il biglietto di ritorno, quindi mi rendo conto che possa sembrare che sia così, però vi posso garantire che non è così. Cioè, il rapporto che c'è tra di noi è un rapporto di amicizia, cioè ci conosciamo da quando eravamo piccoli, quindi è un po' amicizia, fratellanza, ma non è nient'altro oltre questo, almeno ovviamente posso parlare per me, cioè per quanto mi riguarda non è nient'altro che questo. Poi, ti sei separata per cose irreparabili o ti sei semplicemente accorta che non era l'uomo per te? Beh, devo dire che se fossero state delle cose riparabili, se avessi, non so come l'illuminazione, scusate, probabilmente è un casino che sono di fronte alla finestra, quindi le nuvole vanno e cambia, perdonatemi, se le cose che non andavano fossero state riparabili, non l'avrei mai lasciato. Non è che mi sono resa conto da un giorno all'altro che non era l'uomo giusto per me, quindi naturalmente c'erano delle cose che appunto non erano, per quanto mi riguarda, riparabili. Poi mi fa impazzire perché siete curiosissimi come seguo gli investigatori privati, veramente come voi nessuno, e sapete anche come farmi esattamente le domande perché io possa rispondere senza dare troppe informazioni, cioè, quindi siete veramente top, mi fate impazzire. Una caratteristica dell'ultima persona che hai baciato. Allora, caratteristica che può essere anche caratteristica fisica, però, quindi posso dire che ha gli occhi verdi e basta, non dirò altro. Poi, come stai gestendo l'Invisalign? Ti stai trovando bene? Allora, sono alla terza mascherina, comunque vi aggiornerò sempre durante il percorso, anche man mano che vado alle visite, eccetera. Sono alla terza mascherina, devo cambiarla la prossima settimana. Ho sentito, inizialmente mi avete spaventato tantissimo perché in tantissimo avete detto: Nicole, fa male, specialmente i primi giorni. A me personalmente non ha fatto niente, sarà che io comunque ho una soglia del dolore abbastanza alta, però a me male non fa, cioè un minimo di fastidio tipo il primo giorno che cambio la mascherina e poi basta. E naturalmente sono la terza mascherina su 14, quindi non vedo l'ora di vedere i risultati. Già li vedo in realtà, non tanto guardandomi allo specchio, ma toccando i denti con la lingua mi rendo conto che sono leggermente diversi, e piano piano il dente, questo a destra che sta sopra quello di sinistra, piano piano si sta spostando, ma c'è un lungo lavoro. Però sono, niente, per adesso sono contenta, non ho nessun tipo di problema o fastidio, se non il fatto che devo stare attenta e bevo molta meno Coca-Cola e molto meno tè adesso, perché si macchia molto facilmente come i denti, e quindi tendo a bere magari, vabbè, acqua come al solito, magari se voglio bere una soda bevo un po' di Fanta, un po' di Sprite, perché ho sempre paura, perché la prima mascherina io bevevo Coca-Cola, tè alla pesca, tranquilla, e si è macchiata tantissimo, quindi adesso devo stare attenta. E appunto, a parte questa cosa, però non è cambiato nulla, se non sì, è un po' scomodo il fatto che devi toglierlo e rimetterlo poi, no? Cioè, toglierlo prima di mangiare e rimetterlo subito dopo aver mangiato, però è talmente, cioè, talmente comodo, non mi dà alcun tipo di fastidio né dolore, niente, che appunto non vedo l'ora di aggiornarvi, non vedo l'ora di arrivare alla fine e vedere i miei denti finalmente dritti, ragazzi, che è una specie di miraggio da sempre praticamente per me. Poi, altra domanda: potresti avere un fidanzato non ambizioso e senza goals, quindi senza obiettivi? Mi viene di getto da rispondere di no. Non penso che, allora, mi è capitato in passato e non erano belle esperienze, anche perché io sono una persona molto, non voglio dire proprio ambiziosa, ma sognatrice. Tutti i traguardi, tutto quello che mi prefisso voglio raggiungerlo nel minor tempo possibile, e quindi lavoro, 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 cioè faccio fino a quando riesco a raggiungere quello che voglio. Ho sempre fatto così, sono sempre stata molto focalizzata sui miei obiettivi e caparbia nel continuare, nel non fermarmi mai fino a quando non li raggiungo e ho esattamente quello che voglio. Quindi non penso che potrei essere compatibile con una persona che appunto invece non ha obiettivi nella vita, non ha drive, non ha goals. Ripeto, mi è successo in passato e
non è una bella cosa, quindi decisamente no. E poi, ultima domanda, pensi di organizzare in futuro una giornata con i tuoi follower senza il supporto di un brand? Allora, questa è una domanda che mi fate in tanti e l'avevo anche fatto inizialmente, mi sa che era il primo incontro, tipo l'avevo fatto a Trieste, ancora agli inizi, dopo qualche mese che avevo aperto il canale YouTube. Però vi devo dire che non è una cosa fattibile per quanto mi riguarda in questo momento, cioè semplicemente per il fatto che quando organizzo un incontro siamo 200, 300, 500, anche più, e quindi avere così tante persone senza una struttura organizzativa dietro, di un team di persone che sono capaci appunto a gestire una folla di persone del genere, non è semplice. E io appunto no, come ho costruito questa frase? Non lo so, comunque appunto avete capito, non è semplice ed è, anzi sarebbe impossibile per me da sola organizzare e dirvi ragazzi ci becchiamo a Piazza Duomo a quest'ora in quel giorno, poi andiamo, siamo in 300, è un casino, io non riesco a parlare con nessuno, devo avere veramente un'organizzazione e anche soprattutto un posto, perché ad esempio il primo evento appunto che avevo fatto a Trieste, eravamo tipo in 10, ho avuto una lamentela da parte del gestore del negozio, del centro commerciale, non mi ricordo, perché c'era appunto questa folla non registrata o non lo so. Nonostante a me piacerebbe tantissimo potervi dire ci vediamo domani là e incontrarvi, non è fattibile per questioni di sicurezza mia ma anche vostra, cioè c'è bisogno proprio di un'organizzazione e lo sapete, io ci tengo al mio canale, ci tengo quando faccio gli incontri, ci tengo ai miei contenuti, ci tengo soprattutto al rapporto che ho con voi e non mi sognerei di organizzare una cosa se non è ben fatta, per garantire insomma che tutti passino una bella giornata, quindi purtroppo da sola non posso farlo, per questo ogni volta che faccio un incontro sono sempre supportata da dei brand ragazzi, perché c'è tutto un lavoro dietro che è anche abbastanza grosso per poter organizzare un evento, quindi mi piacerebbe, però non è fattibile. Una cosa che però vi voglio dire è che spero veramente, naturalmente con la situazione Covid eccetera, per adesso non è possibile farlo, però non appena sarà possibile ragazzi io vi giuro ci provo in tutti i modi a raggiungere tutte le città italiane, che voglio conoscervi, specialmente dopo la quarantena mi avete aiutato così tanto, io non vedo l'ora di abbracciarvi e ringraziarvi di persona, quindi cercherò in tutti i modi di organizzare veramente incontri con voi in quante più città possibile per venire di persona a conoscervi, che sarebbe fantastico. Quindi mia family, scusatemi ancora per questa illuminazione terribile di questo video, devo trovare una sistemazione più decente, non penso che questa sarà la sistemazione ideale, comunque io vi mando un bacio grandissimo adesso, vi abbraccio forte forte, venite qua fortissim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 o, ci vediamo domani, mi raccomando sempre puntualissimi 17:30 con un nuovo video. Ciao!